Dicevo, sono appunto un po' una figura un po' difficile da inquadrare, anche se l'esperienza un po' che stiamo vivendo lì in Tre Monache a Piombino è davvero un'esperienza bella, un'esperienza che spero di riuscire un pochino a trasmettere nelle mie parole, perché diciamo, oggi vedete me qui a parlare, perché sono un po' la chiacchierona della comunità, però questa relazione, questa condivisione di questa riflessione nasce un po' dalla nostra vita, da quello che viviamo, da come meditiamo insieme la parola e poi direi di più, come diceva Antonella, da questa esperienza che stiamo facendo di un monachesimo in una parrocchia, quindi molto particolare, un monachesimo in un quartiere, il quartiere della Ciaieria di Piombino, anche questa è una realtà molto, molto strana, molto insolita, ma molto bella, che ci ha molto stimolato, che ci ha molto arricchito, che ci ha dato tantissimo, che ci sta dando tantissimo. E da questa parrocchia dove siamo, in cui siamo ospitate, e che vive davvero di un amore per la parola, di un desiderio di conoscere la parola, di vivere, di relazionarsi con la vita alla luce della parola, proprio da parte di persone semplici. Io dico sempre a Bose, io ho avuto una formazione eccezionale dal punto di vista della preparazione, Però questo è stato bellissimo nel mio percorso di vita monastico, poi arrivare a Piombino ed essere veramente stata un po' educata alla parola, ad approfondire la parola dalla gente, no, normale, dalla gente come noi, come voi, dalle persone proprio più semplici che in come leggono la parola, in come la vivono, in come si sforzano di comprenderla, di amarla. Ecco, questa passione veramente ci ha, non solo a me, ma anche alle mie sorelle, cioè, ha veramente arricchito tutto quello che a Bose abbiamo imparato, ma che forse rischiava di rimanere un po' teorico e un po' più di studio anziché di vita. Ecco. Detto questo, io faccio un paio di premesse, poi di fatto io avete visto che ho fatto distribuire un foglio. Non commenterò tanto il passo di Paolo, Paolo è un po' arduo per me da commentare, mentre partirò e vi spiegherò perché, più che commentare cercheremo un attimo di vedere alcuni spunti su questo tema della gioia di evangelizzare, cioè come possiamo evangelizzare noi oggi, quali provocazioni, quali stimoli ci lancia il Vangelo, ci lanciano alcune pagine bibliche, ho scelto la pagina del battesimo di Gesù e i primi passi dell'evangelizzazione che fa Gesù, cosa possono dirci a noi qui nella nostra realtà, nelle nostre realtà ecclesiali, ma anche per la nostra vita. Allora, ho messo anche due passi dell'Evangelii Gaudium, non li leggerò, li affido a voi, magari li cito dopo. Parto da due premesse molto, molto semplici, magari due premesse anche che potranno sembrarvi un po' scontate, un po' semplicistiche, ma direi che sono importanti per me per inquadrare un po' l'argomento e per fare chiarezza su tante cose. Allora, la prima premessa è un po' autobiografica, cioè io sto tenendo quest'anno un itinerario, come ricordava Antonella, io vengo invitata spesso in parrocchie, gruppi. Sono a contatto un po' con la gente, cristiani semplici, e sto tenendo una serie di incontri che vogliono essere un itinerario per riflettere su una comunità in uscita. È una parrocchia vicino a Bologna che mi ha chiesto di fare questo itinerario su come ripensare la vita della loro parrocchia alla luce diciamo, degli stimoli che ha dato il Papa nell'Evangelii Gaudium. Proprio pensarlo un po' concretamente, cosa possiamo cambiare della nostra vita parrocchiale e poi ovviamente, direi prima ancora, partire dalla parola di Dio. E allora ho scelto di impostare con loro questo itinerario a partire dagli Atti degli Apostoli e dall'Evangelii Gaudium, stiamo un pochino facendo questo itinerario. E una cosa che ho trovato così, dovendo studiare un po' gli Atti degli Apostoli, ripeto, banalissima, ma sapete quelle cose così banali, così che sappiamo già, che poi a un certo punto ti illuminano, no? Stavo leggendo un commentario di un pastore protestante, Daniel Margherà, che ha scritto un commento bellissimo sugli Atti degli Apostoli, e lui fa vedere proprio come, vabbè, lo sappiamo tutti, Luca ha scritto il Vangelo e gli Atti, no? E li concepisce, è l'unico degli evangelisti che concepisce il Vangelo e Atti come
uno dietro l'altro, no? Cioè il Vangelo non ha senso senza gli Atti degli Apostoli, gli Atti degli Apostoli non hanno senso senza il Vangelo. Dicendo questo, perché questo non è solo una cosa formale, letteraria, ma è una cosa ha dietro un senso spirituale, teologico fondamentale, cioè la vita di Gesù continua nella vita dei suoi discepoli. Potremmo dire, azzardando ancora, la vita di Gesù non ha senso senza la vita dei suoi discepoli e delle sue discepoli, e viceversa ovviamente, la vita dei discepoli e delle discepole non ha senso senza la vita, si deve riferire costantemente alla vita di Gesù. Questo ci dice già in partenza due cose bellissime. Dice la scelta di campo che noi facciamo così fatica a volte a ricordare, ad accettare, di un Dio che potendo fare da solo, perché era l'unico che poteva fare da solo e fare probabilmente molto meglio da solo, sceglie, e poi vedremo che non è proprio così, ma insomma, sceglie di collaborare con noi, sceglie di avere dei collaboratori, sceglie questa alleanza, dicevamo, no? Prima diceva il professor Petrosino, sceglie, fa questa scelta di campo, di farsi aiutare, ma direi non è un farsi aiutare, di lavorare insieme all'uomo. E lo vedremo poi nel commento del passo biblico, della pagina biblica che ho scelto. Dall'altra parte a noi dice una cosa che oggi, nel 2017, come Chiesa, facciamo forse più fatica ancora a focalizzare, ed è che a noi non è chiesto nient'altro che continuare la vita, le parole, i gesti di Gesù. Non ci è chiesto di riempire le chiese, non ci è chiesto di fare grandi cose, non ci è chiesto di... Attenzione, poi facciamo anche questo, ma diciamo, quello che ci ha chiesto, il senso del nostro essere cristiani e cristiane, no? È riandare al nocciolo, è importante, perché dicevo anche in queste parrocchie, ricolloca tutto il resto, poi facciamo anche eventualmente tutto il resto, ma dobbiamo avere bene in mente cos'è la cosa fondamentale per noi, no? Cioè quali cristiani e cristiane vogliamo essere, continuare qui oggi le parole, i gesti, la modalità di Gesù, del suo parlare, del suo essere tra la gente, del suo, il suo stile di vita. Evangelo di Luca, Atti degli Apostoli ci dicono questo, che noi abbiamo senso se siamo il nostro mandato e la nostra ragion d'essere è proprio continuare a comunicare nel mondo, qui, nell'oggi, nelle nostre famiglie, nella società, negli incontri, nelle relazioni che abbiamo ogni giorno, comunicare questo amore, diceva Petrosino prima, che non chiede niente, che si dona, che non chiede sacrifici, che è un amore che ha a cuore l'altro e tante altre cose che poi vedremo. Questo è l'essenziale. Poi tutto il resto deve trovare la sua collocazione intorno a questo, ma una riforma, un cambiamento, una conversione della parrocchia, di me, della Chiesa, deve ripartire da questo. Che può sembrare banale, può essere la scoperta dell'America, ma io no, personalmente me lo dico, non è così scontato, non è così banale. E allora, se guardiamo, se dobbiamo guardare, no, alla vita, ai gesti di Gesù, alle sue parole, dobbiamo ritornare alla parola. Va bene la tradizione, ma come dire, la tradizione non deve essere, si è fatto così e allora oggi, non deve essere il modello imprescindibile. Il nostro punto di riferimento è la parola, è la parola, è la scrittura, è Gesù Cristo. È Dio nella parola consegnata. La tradizione, anche qui non buttiamola a mare, non solo non si può, ma non è neanche giusto, ma non deve essere la gabbia che ci imprigiona, deve essere un confronto eventualmente da stabilire, un qualcosa che, da cui partire per, però la parola è quella fonte a cui attingere. E anche qui una parola che non funziona come un ricettario, anche questo noi la usiamo spesso, come dire, ma è scritto così, ma non è scritto così. Fatemi citare un esempio per tutti così ci chiariamo, l'omosessualità
È chiaro la parola cosa dice. Forse è chiaro lo sta scritto cosa dice. Ma noi non siamo una religione del libro. Là c'è una parola che va, uno scritto che va contestualizzato, che va interrogato, che va interpretato, non da sola io, ma insieme, come comunità, alla luce della realtà. E quindi era un esempio minimo per dirvi una parola, minimo ma grosso, per dirvi è una parola che va letta e che ci apre orizzonti, non ci dà regole. È una parola consegnata nell'amore, consegnata a delle persone intelligenti, non a degli automi che devono eseguire quello che sta scritto. È una parola, di nuovo, l'abbiamo sentito, frutto di un'alleanza. È la parola che fa vivere questa alleanza, perché questo dialogo d'amore tra noi è la parola. Quindi riferiamoci alla parola come fonte, come fonte, come... Troviamo lì cosa Dio ha fatto, cosa Gesù ha fatto, ma con questa consapevolezza che la parola apre orizzonti, non dà regole, non dà formule, non dà, c'è una, uno, e questo lo leggiamo per esempio negli Atti degli Apostoli, è chiarissimo. Come si chiama? Pietro, che incontra Cornelio, si trova davanti, deve, per riuscire ad accettare la conversione di Cornelio, il fatto che Cornelio voglia entrare, lui pagano, nella chiesa, voglia farsi cristiano, deve accettare di interpretare, deve lasciarsi stimolare da questa interpellazione della realtà e interpretare la parola in un modo nuovo, in un modo diverso. Allora, queste due premesse mi servivano, quindi cosa è fondamentale e la parola come confronto, come fonte a cui attingere, ma anche da interpretare come qualcosa che ci apre orizzonti. Allora, se dobbiamo attingere alla parola, ho scelto come pagina biblica un po' da commentare insieme, che ci offre degli stimoli, la pagina del battesimo, l'ho presa in Marco perché il Vangelo che nella sua essenzialità e profondità permette molti passaggi interessanti, molte riflessioni interessanti, ho scelto la pagina del battesimo di Gesù e le primi gesti di evangelizzazione di Gesù, la cosiddetta prima giornata a Cafarnao. Oh, intanto vi dicevo, non voglio commentare questa pagina biblica, poi sono state dette di me tante cose, ma diciamo io non sono proprio una specialista nel termine, nel senso tecnico della parola, io sono più un'appassionata della parola. E cosa voglio ricavare da questa pagina? Intanto la leggiamo e poi già dalla pagina, già dalle righe, perché dall'episodio del battesimo ricaviamo tre indicazioni che poi ritroveremo nell'opera di evangelizzazione di Gesù. Allora, siamo al capitolo 1, trovate sul foglio, è il battesimo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Allora, in questa piccola scena, piccola perché pochi versetti, ma una grande scena, tanto è stato bello che stamattina Don Dario ci avesse un pochino sul battesimo, ci ha parlato, quindi, come dire, sentiamo l'eco anche delle sue parole, teniamo presente anche quello che lui ha detto. Ma diciamo, individuo tre elementi in questa scena. Primo, Gesù riceve, se vogliamo dir così, la consapevolezza di essere figlio. Questo è il primo elemento importante. Il secondo, potremmo dire, questo squarciarsi dei cieli, e cosa che in Marco non si vede molto, si vede di più in Luca, il mettersi di Gesù in fila coi peccatori, ci parlano di un Dio che sconfina. E il terzo, che è un altro particolare, anche questo se vogliamo scontato, ce l'abbiamo dentro, però è sempre una cosa che mi colpisce quando leggo questa scena, è il dispiegamento di forze della Trinità. In due versetti ci sono tutti. Il battesimo non è una questione di Gesù,
Il battesimo è una questione trinitaria, ci sono tutti lì presenti. Allora, partiamo dalla prima, la consapevolezza di essere figlio che Gesù riceve al battesimo. Gesù è figlio di Dio già prima del battesimo, ma col battesimo riceve questa conferma, riceve questa voce, sente questa voce che è per lui e per gli altri, e la consapevolezza di essere figlio amato. Partendo da queste due osservazioni semplicissime, mi veniva da dire per noi per la nostra vita oggi, cosa è il nostro battesimo? E anche qui una riflessione seria ci dice: il battesimo non ci rende figli di Dio e, diciamo, sì, non ci, cioè, ci toglie il peccato originale, ma anche questo ormai è riduttivo, è molto più, come dire, più seria, diciamo così, è molto bella quella, le cose che ci diceva Don Dario stamattina, che poi ce le dice la scrittura, ci immerge nella morte di Cristo, ci fa morire alla tendenza al peccato, questo male, questa tendenza al male che ci abita, e ci dà la vocazione di figli di Dio, meglio ce la dà, ce la ricorda, possiamo dire, ci rende consapevoli, è più una questione, dicevo, non tanto di darci un'identità, ma di ricordarci questa identità. Allora, questo, vi leggo queste belle righe che ha scritto Emma Gremmo, che è una missionaria, vive a Piombino, nella parrocchia lì dove sono, che ricordano, ripeto, quelle cose che ci ha detto Don Dario stamattina. Nel battesimo noi siamo immersi in Gesù, nella sua vita. Con il battesimo noi andiamo a fondo con Lui, rinunciando al peccato, e risaliamo con Lui risorti, graziati, capaci di una vita nuova. Il battesimo non ci fa figli e figlie di Dio, perché per Lui lo siamo già. Ma con il battesimo siamo noi che diventiamo figli e figlie consapevoli del suo amore per tutti, e cristiani, cioè discepoli e discepole di Gesù, capaci, se lo vogliamo, di crescere dietro al Figlio come figli sempre più somiglianti al Padre. Per Lui figli lo siamo già tutti, ma per noi questo essere figli diventa realtà solo quando rispondiamo con amore all'amore che ci ha amato per primo. Allora, partire da questa consapevolezza del battesimo, mi dicevo, no? È importantissimo, perché ci apre anche a una responsabilità. La responsabilità, abbiamo parlato tanto del ruolo dei laici, ne continuiamo a parlare. Ecco, il ruolo dei laici, diciamo, trova fondamento, trova forza proprio in questa scena del battesimo, nel nostro battesimo. Cioè nel fatto che anche noi, come, cioè in una comunità, siamo chiamati a costruire questa comunità in quanto consapevoli figli di Dio che attingono a questo amore e che cercano di vivere questo amore. E cioè penso al, come dire, per liberarci da questa timidezza o a volte da questo, come possiamo dire, impaccio che abbiamo, no? Del dire: ma qual è il nostro ruolo? Il nostro ruolo è il ruolo di battezzati, di gente che ha ricevuto, che ha lo Spirito Santo e che, responsabilizzata da questo amore, vuole costruire la comunità insieme al prete, che garantisce l'unità della comunità o dovrebbe garantirla, insieme a questo fratello che è lì nella comunità per coordinare. È da qui che dobbiamo per liberarci della timidezza o anche di un'educazione con cui siamo cresciuti e con cui siamo arrivati ad oggi, ma che non ha più motivo d'essere, proprio perché riattingiamo come Gesù a questa consapevolezza di figli e figlie di Dio, che quindi hanno questo compito di ricevere questo amore e di viverlo, di metterlo in atto a partire dalla loro comunità. La seconda sottolineatura bella di questa scena fondamentale, vi dicevo, in fila coi peccatori e lo squarciarsi dei cieli. È un Dio che sconfina. Qui, se non l'avete letto, anche io consiglio un libro
Prima Antonella ricordava la collaborazione che abbiamo con questa pastora riformata, questa, scusate, pastora battista Elizabeth Green. Lei ha scritto un libro bellissimo, Il Dio sconfinato, una teologia per uomini e donne della Claudiana. È un libretto davvero molto interessante, lei l'ha già scritto un po' di anni fa, ma sempre attuale, molto bello. E parla appunto di, mi piace questa immagine, di un Dio che sconfina, no? Lo squarciarsi dei cieli al battesimo segna proprio come l'incarnazione di Gesù, no? Di questo Dio che come scelta di campo ha proprio quella di abbattere i confini. Dicevo, il confine più grosso che poteva esserci, uomo, Dio, infinito, finito, l'abbiamo sentito prima, mortale, immortale, ecco, Dio l'ha abbattuto, Dio l'ha oltrepassato, Dio l'ha valicato nell'incarnazione di Gesù, proprio per dire di un Dio che non ama i confini, e noi, e oggi è più che mai attuale, erigiamo confini, costruiamo muri, perché? Perché così ci sentiamo più protetti, senza accorgerci, questo Dio continua a dircelo, che i muri, i confini ti imprigionano. Tu pensi di difenderti da quello che c'è fuori, in realtà sei tu prigioniero dentro, non solo la vita è movimento di uscita e sconfinare, Papa è una delle sue parole preferite, è questo uscire, se tu stai dentro, se tu chiudi, tu muori, muori perché ti chiudi su te stesso, avvizzisci, ti sterilisci, la vita è movimento, è cambiamento, è uscita, mica è facile. Non è né facile, non è indolore, il parto sta a testimoniarcelo, non è come evento fondante della vita, non è indolore, non è facile, è rischioso, ma è vitale, è la condizione della vita. E quindi è un Dio che proprio come presa di posizione ha questo sconfinamento, questo attraversare confini. E dicevo, per noi è umano, è istintivo farlo, creare distinzioni, creare confini nel mondo, nella Chiesa, preti, laici, uomini, donne, omosessuali, etero, sposati, divorziati, che intendiamoci, non è che queste categorie non esistono, non è che non ci sono, non è che, cioè, non voglio dire questo, ma la sfida che Dio ci fa, la sfida che il Vangelo ci fa è di continuare a venire a, questo è bellissimo di Dio, a continuare a valicare questi confini, ad attraversarli, a non erigerli come barriere, ma ad attraversarli per venire ad incontrarlo al di là di questo confine. Gesù si mette in fila coi peccatori, non sta dalla parte di Giovanni, se vogliamo, e Giovanni lo riconosce là tra i peccatori, là dove lui si è già messo insieme ai peccatori, e Giovanni lo riconosce lì insieme a questi uomini peccatori che vengono a chiedergli il battesimo. Questo è bellissimo. Poi mi veniva in mente per esempio una cosa che diceva Don Dario oggi sull'incarnare, no, la cosa fondamentale di incarnare questo Vangelo che si incarna. Lui diceva questa parola che per forza deve fare i conti con i cambiamenti, con una cultura, con quello che è l'oggi, no? Ma lui diceva perché è normale, fa parte del processo di incarnazione della parola. Ma io direi di più se ci pensiamo attentamente, perché nella cultura, perché a volte in situazioni che noi pensiamo le più lontane del Vangelo, lì invece troviamo come dire, delle luci per il Vangelo stesso, cioè a volte nelle situazioni che del nostro oggi, che apparentemente ci sembrano le più lontane dal Vangelo, le più lontane da Dio, troviamo a volte, facciamo esperienza di un qualcosa che ci aiuta, ci serve a illuminare meglio passi del Vangelo, intuizioni bibliche che abbiamo letto e che magari non abbiamo capito, cioè ritroviamo, detto in altre parole, questo Dio che ha sconfinato e che è là ad aspettarci in questa situazione
Non so, noi per esempio nel quartiere lo viviamo continuamente, no? Noi non sentiamo in quartiere parlare di Dio, le persone a volte non hanno un rapporto molto difficile con Dio, eppure nel leggere, nell'incontrarle, quando ci lasciamo sconfinare, quando sconfiniamo, troviamola in una situazione, in una persona, in un incontro, proprio un qualcosa che ci evangelizza, direi, che ci parla di Dio, che ci parla di un modo di essere di Dio, che illumina magari un qualcosa di Dio che possiamo capire, intuire. Terza cosa, questo spiegamento trinitario. Quindi il battesimo non è, vi dicevo, una questione solo di Gesù, ma c'è la voce del Padre, c'è la colomba che è lo Spirito Santo, c'è tutta la Trinità. Quindi il battesimo è una rivelazione del Dio comunione. Noi lì al Cotone amiamo dire del Dio famiglia, per semplificarlo all'estremo. Cioè di questo Dio che, per questo dicevo, è relativamente vero quello che vi dicevo prima di un Dio che può fare tutto da sé, è perché già nella sua essenza è un Dio che non fa da sé, ma è un Dio comunione, è un Dio relazione, è un Dio che non è uno, ma è uno e tre. Non solo, è una comunione aperta, è una comunione aperta all'uomo, è una comunione che è una relazione che ha sempre un pertugio, non stretto, ma una porta per andare verso l'altro, per andare verso l'uomo, verso la donna. Ecco, e anche questo è un richiamo per noi, per la nostra Chiesa, per le nostre comunità. E anche qui vi leggo quello che ho ascoltato, è l'incontro di Giuliano Zanchi, Don Giuliano Zanchi, invitato dalle missionarie laiche del PIME, su questo ciclo dello spazio di mezzo sulla testimonianza. E lui diceva, abbiamo bisogno, perché ecco, questo Dio comunione ci chiede, se noi vogliamo annunciarlo, di essere prima di tutto comunità che vivono la comunione, di essere a sua immagine. E diceva, abbiamo bisogno di restituire, queste sono le parole di Don Giuliano Zanchi, alle nostre comunità la loro necessaria natura di vita fraterna, cioè che le comunità diventino realmente luoghi di relazione e non grandi spazi di appartenenza in cui ciascuno individualmente dà forma alla sua spiritualità personale. Bellissimo, mi colpiva questa cosa. Con tutte le difficoltà che questo comporta. Di nuovo, non è una cosa facile. Spesso dico che oggi la comunione all'interno delle nostre comunità non è semplice. Io a volte vi confesso che faccio meno fatica a vivere la comunione con chi è fuori della Chiesa, perché lì, come dire, per certi versi ci si intende, no, su alcuni grandi valori, su un rispetto reciproco, non si dà per scontato nulla, no? Quindi il dialogo quasi è più semplice che all'interno della Chiesa, dove oggi è il bello e il difficile. Ci sono visioni, anche nostalgie, visioni che guardano all'indietro, chi guarda in avanti, chi è troppo avanti, chi è troppo indietro, in cui viene da dire, ma leggiamo davvero lo stesso Vangelo? Eppure questa sfida che ci viene lanciata oggi di essere, comunità che senza buonismi, senza pacificare tutti subito perché bisogna tenersi insieme, stare insieme per forza, anzi in un sano fraterno anche riprendersi, correggersi, litigare, però ci viene chiesto questo, o meglio ci viene chiesto il Vangelo, ce lo mette davanti, un Dio comunione che ci chiede, se vogliamo annunciarlo, prima di tutto di viverla questa comunione, di provare a viverla all'interno delle nostre comunità che ci lancia questa sfida. Bene, queste sono le tre, come possiamo dire, i tre nodi che vedo nel battesimo e che Gesù mette subito in atto nella sua appena comincia ad evangelizzare.
Per ora lasciamo perdere perché vedo che il tempo passa e lasciamo stare l'opera di evangelizzazione. Gesù comincia ad evangelizzare, cioè lasciamo stare le tentazioni. Passiamo alle battute successive in cui vorrei sottolineare con chi evangelizza Gesù, dove e come evangelizza e come conclude, o meglio, come prosegue la sua opera di evangelizzazione. Allora, la prima cosa che fa Gesù, diciamo dopo il deserto, quando comincia proprio ad evangelizzare, è la chiamata di una comunità. Lo leggiamo al versetto 16. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Ecco, la prima cosa che Gesù fa per cominciare ad evangelizzare, dopo aver detto il regno di Dio è qui, è vicino, convertitevi, è di mettere in atto questa comunione, quindi si sceglie dei collaboratori, si sceglie una comunità, non lavora da solo, quindi ha bisogno di discepoli. Ed è bello che scelga dei fratelli, due coppie di fratelli, e poi che il compito che dà a questi fratelli è di essere pescatori di uomini. Quindi ci leggo qui fratelli che sono chiamati a diventare fratelli in un altro modo, all'interno di una fraternità più allargata, e pescatori che sono chiamati a essere pescatori in un altro modo, con un'altra, a partire da quello che conoscono, ma allargando gli orizzonti. E anche questo mi sembra bellissimo, Un Dio che parte da quello che siamo, non ci chiede di essere quello che non siamo, sa come siamo fatti, ma parte da lì per allargarci gli orizzonti, cioè ci inserisce in una fraternità più ampia, risignive, come se dicesse: hai avuto un fratello, bene, io te ne do tanti, tanti fratelli, tante sorelle. Ti apro le porte, ti apro la mente. E tu eri pescatore di pesci, ora aiutami a pescare, a tirare fuori dal male, a fare opera di liberazione, di apertura al bene di tanti uomini e donne. Però a partire proprio da quello che sono, un Dio che ci allarga a partire da quello che siamo. Che ci chiede di lasciare reti e padre, perché lasciano le reti, lasciano il padre, lasciare gli schemi che danno sicurezza, lasciare i modi di pensare in cui siamo ben installati, lasciare anche quelle relazioni che ci legano e che però ci vincolano, che non ci fanno crescere, che non ci allargano gli orizzonti, che non ci fanno maturare, osare questa nuova avventura con questa continuità, ma anche questa novità. Anche un'altra cosa bella del procedere di Dio è sempre in continuità, però in un'eterna novità, in una continua novità. Non butta mai via niente Dio di quello che siamo, di quello che abbiamo, per questo anche l'importanza della tradizione, ma ci ha permesso di arrivare fino a qui. Però poi adesso dobbiamo andare avanti, è una continuità ma una novità. Cito anche Luca, con queste belle parole, Gesù riunisce una comunità di discepoli perché il regno lo annunci, ma lo fai anche vedere con il grande segno della fraternità. E vi dicevo, allarga gli orizzonti ed è una fraternità familiare, fisica. Il regno è quello del Padre e noi siamo tutti fratelli e sorelle. Ci vuole un luogo da qualche parte dove qualcuno, le nostre comunità, dove qualcuno cerca di vivere la paternità di Dio in modo che sia un segno per il mondo, innanzitutto che Dio è Padre di tutti e inoltre che la fraternità tra gli umani, per quanto diversi siano tra loro, è possibile
e non per loro bravura, ma per il dono, la condivisione che Dio ci fa del suo spirito. Bellissime. Allora, dove e come evangelizza Gesù? Allora, qui nella prima giornata di Cafarnao ci sono vari spazi, adesso devo riassumere, quindi magari non riuscirò ad approfondire molto. Ho ancora 10 minuti, un quarto d'ora. Allora, Marco ci fa vedere in questa prima giornata che Gesù evangelizza intanto in due modi, con la parola e con dei gesti di liberazione, dei gesti di vita. Ci sarà poi una terza attività, che è la preghiera, che se vogliamo è il fondamento di queste due attività, che verrà alla fine della giornata. Quindi parola e gesti. E dove evangelizza Gesù? È bella questa pagina di Marco perché ci fa vedere che Gesù evangelizza dappertutto, sia nei luoghi privati che nei luoghi pubblici, sia nei luoghi sacri che nei luoghi profani, sia nei luoghi, se vogliamo, deserti che nei luoghi abitati. Quindi anche qui è interessante, anche questa è una rivoluzione, se vogliamo, di Gesù che, di cui anche noi non so quanto ne siamo consapevoli, o meglio, è sempre da riappropriarcene, no? Un Dio che con Gesù soprattutto non occupa solo lo spazio sacro, se vogliamo ci ricollochiamo ancora con la relazione di prima, un Dio che sta lassù, che sta in chiesa, che sta lì, e io quando voglio mi attacco a lui con la preghiera, con l'andare in chiesa, col partecipare a una liturgia, invece i Vangeli partono dalla quotidianità. Un Gesù che evangelizza per le strade, nei luoghi della gente, che evangelizza, per il quale un Dio per il quale non c'è più sacro profano, perché tutto è sacro, tutto è percorso da a Dio, tutto interessa della nostra vita, dei nostri spazi, se vogliamo un Dio invadente, se vogliamo, ma non ci sono più divisioni sacro profano. Nonostante questo, Gesù inizia da uno spazio sacro, inizia dalla sinagoga. E qui è intrigante perché il primo segno che Marco mette dell'opera di evangelizzazione di Gesù è nella sinagoga, in uno spazio sacro, dove scandalosamente Gesù incontra cosa? Uno spirito impuro. Nel luogo sacro di preghiera, di culto, Gesù incontra uno spirito impuro. E attenzione, ancora più scandaloso, uno spirito impuro che aveva potuto benissimo starsene lì tranquillo ad abitare fino a che non è arrivato Gesù. Cioè, uno spirito impuro che con la religione conviveva benissimo. Ed è solo la parola scomoda di Gesù che lo stana, che lo disturba, che gli dice: ma che cosa vuoi da noi? E questo penso sia una parola bella, bella, provocatoria, ma bella, che il Vangelo ci pone a noi, come, me lo dico a me come monaca, in cui magari a noi come cristiani e cristiane, in cui nei nostri tentativi di accomodarci la fede, la religione, un Dio che tanto lo conosciamo, la parola l'abbiamo studiata, eccetera, che ce lo siamo addomesticato, no? È un Gesù che arriva a disturbarci, Questo spirito impuro, io lo vedo tutte le volte che lo addomestichiamo, questo Dio, che lo facciamo rientrare nei nostri schemi, che lo facciamo rientrare in modo che non ci disturbi troppo, che sia lì a rassicurarci più che a inquietarci e più che a spingerci in avanti, no? E allora quando ci sentiamo punzecchiate, allora diciamo: ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Anche qui per spezzare un po', è bello quando nei gruppi di Vangelo, no, che facciamo lì in parrocchia, spesso le donne con cui, la maggior parte sono donne, ma con cui lo facciamo dicono: ma io stavo meglio quando non venivo ai gruppi di Vangelo, perché io stavo davvero meglio, perché mi è bravo cristiano, brava cristiana, ero tranquilla, sapevo cosa fare. Adesso, ma questo Signore, mamma mia, come mi tampina, come mi inquieta, e non gli fa mai bene niente, nel senso, no?
gli va bene tutto per certi versi, ma come mi mette dentro tante inquietudini, tante ricerche, tante domande, tanto dire, non posso più barare e dire ma sì, va bene così, no? Ecco, ed è bello, ripeto, che Marco ce lo metta proprio in sinagoga, ce lo metta là proprio dove è più forte la tentazione di addomesticarlo questo Dio, di dire lo conosciamo, sappiamo, siamo dei, lo ripeto, per me prima di tutto, io me lo dico, io predico sulla parola, la conosco, la prego, la medito, ma attenzione a Laura non dirti lo conosci alla fine, no? Sai cosa vuol dire Dio, sai cosa dice, e invece lasciarsi sempre inquietare, ma che cosa vuoi da me Gesù? Quando sentiamo questo, vuol dire che la parola è viva e nella sua vivacità ci sta toccando. Secondo ambito nello spazio domestico, nella casa di Pietro. Ecco, qui entra e anche qui ci stupisce Marco. Dopo lo spirito impuro, un miracolo da niente. Guarisce la febbre della suocera di Pietro. No? Eppure anche questo è bello, perché intanto un Gesù che, come dire, che si fa aiutare dai suoi a capire cosa sta accadendo, no? Gesù arriva e sono i discepoli che gli dicono, che gli parlano di questo, no? Leggevo un commento di Armellini, Fernando Armellini, che dice è la preghiera anche questo senso, no? Cioè parlare a Gesù di quello che ci tormenta, delle nostre febbri, ed è interessante, una febbre all'interno di una casa, anche questo non è una grossa malattia, no? Ma quanto nelle nostre case, nelle nostre luoghi familiari, no? Sono quelle febbri date da quelle situazioni magari logoranti, che non scoppiano da un giorno all'altro, no? Ma situazioni che magari si creano, si trascinano, non sono grosse cose, non sono grossi peccati, non sono, a volte ci sono tragedie, intendiamoci, ma il più delle volte, no? Logorine, le relazioni, queste febbriciattole che ci impediscono, guarda caso, di essere servi gli uni degli altri. È facile, no? Facile relativamente, ma diciamo a volte anche più gratificante fare il volontariato fuori casa, facciamolo, però è molto meno gratificante, è a volte molto più difficile trovare il senso ogni giorno di cucinare due volte al giorno, di servire in famiglia e di accorgersi delle cose, lasciamo andare, no? Nelle nostre relazioni alcuni logori, alcune febbri che finiscono per essere questo malessere sottostante. E Gesù cosa fa? Anche qua è bellissimo. Si avvicina, la fa alzare prendendola per mano. Anche in questo gesto trovo è stupendo. Tocca e rialza. Anche qui quanto è importante nelle nostre famiglie è arrivare a toccarsi, nel senso avvicinarsi, no? Ritrovare quel contatto quando ci sono questi problemi, questi logorii, poi finiamo per stare accanto gli uni agli altri ma non toccarci più, non comunicare più, non riuscire più a far rialzare l'altro o a rialzarci noi, ad aiutare l'altro a rialzarci. È bellissimo questo gesto di Gesù, tocca, prende per mano, entra di nuovo in contatto e rialza, risuscita. E l'ultima cosa sempre stupenda, a questo punto lei, la donna, la suocera, li serviva. E qui vi leggo un piccolo commento di Lidia Maggi, questa pastora battista anche lei, che ha fatto su Rocca, dice: la prima figura femminile che incontriamo nel Vangelo di Marco risponde alla guarigione ricevuta mettendosi al servizio. Nel primo cenacolo una donna risollevata da Gesù serve. Sarebbe più giusto tradurre esercita il ministero della diaconia per restituire al testo la densità del verbo diaconeo. La suocera di Pietro non si limita alle cure domestiche. Sarebbe cinico pensare che Gesù l'abbia risollevata per avere una domestica che serva a tavola. In inclusione, alla fine del Vangelo,
Marco richiama il diaconato femminile, nominando le donne sotto la croce che seguivano il Messia fin dalla Galilea e lo servivano, esercitavano la diaconia. Di nuovo compare il verbo diaconeo, a testimonianza che il servizio diaconale ha anche a che vedere con la sequela del discepolo. E cioè, come a dire, questa guarigione di Gesù è anche per, è una guarigione da, se vogliamo, istituzioni di patriarcali, e Gesù crea di nuovo una, da vita una comunità di fratelli e sorelle in cui anche le donne, in questa immagine della suocera di Pietro che serve, serve alla tavola della comunità, quindi fa la diaconessa nella prima piccola comunità domestica. Ultimo ambito, e poi concludiamo con l'andiamocene altrove, nello spazio pubblico davanti a tutta la città. Leggiamo, venuta la sera dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Allora, due cose ricavo da questa immagine. È intanto questa folla che è alla porta della città, davanti alla porta, anzi, dove c'è l'ambiguità della città o della casa di Pietro. Non lo precisa il testo, quindi alla porta della città o alla porta della comunità. Però è alla porta, è questa folla che sta lì sulla soglia. Non è dentro, non è fuori. Tante persone, no, che oggi Don Dario diceva, questi che sono lì all'udienza del Papa, la domenica mattina, sono sulla porta magari, non sono dentro, non sono fuori, sono lì, hanno una ricerca, hanno delle domande, a volte neanche ben espresse. Certamente hanno tutti un carico di sofferenza, ferite più o meno dette, più o meno riconosciute. E Gesù cosa fa? E anche qui mi piace perché il testo dice guarì, le nostre traduzioni hanno sempre guarì, ma il verbo greco è terapeuo, da cui il nostro terapia, che non è proprio guarì, certo è anche guarì, non è sbagliata la traduzione, ma è molto più ricco, perché curò, la terapia non è la guarigione, è la cura. Cioè, quello che interessa al Vangelo dirci è che Gesù non sappiamo se le ha effettivamente guarite, ma le ha curate. E questo secondo me è ancora più bello, perché è quello che è chiesto a noi. Noi ci è chiesto, come evangelizzazione, come cristiani e cristiane, non tanto di guarire, ma di curare, di farci incontro, o farci incontro, a volte non dobbiamo neanche farci incontro, sono loro che ci vengono incontro nel momento in cui, non so, andiamo a fare la spesa sul luogo di lavoro, portiamo i figli a scuola, accompagniamo i nipoti all'asilo, incontriamo in confessionale qualcuno, ci vengono incontro delle realtà che chiedono attenzione, cura, uno sguardo di ascolto, anche questo l'abbiamo sentito tanto, uno sguardo non giudicante, ma di dire, a volte non possiamo appunto dire a queste situazioni guariranno, ma possiamo dire ti sono accanto, lo vedo il tuo dolore e lo porto insieme a te, ti tengo presente, ci sono, sono qui. Questa cura di Gesù per queste persone che incontra, che stanno sulla soglia, e non è una cura per portarle dentro, non è una cura per convertirle, è una cura per amore, è una cura perché sollecitati dal volto, dalle sofferenze, dalle storie di questi fratelli e sorelle. E poi, ultima cosa, andiamocene altrove, è bellissimo anche questo, al mattino si alza, Gesù, quando era ancora buio, va in preghiera, loro cercano, lo cercano e gli dicono, Signore, tutti ti cercano, abbiamo sbancato, qui abbiamo fatto bottino pieno, vieni che raccogliamo il frutto, il successo di questa prima giornata di evangelizzazione. Allarghiamo la sinagoga, impiantiamo delle attività caritative, facciamo grandi progetti, no? E questo Gesù che dice, bene, lo scopo è stato raggiunto, andiamocene altrove.
se vogliamo è quello che il Papa anche ci dice con altre parole, avviare processi, il tempo superiore allo spazio, cioè non avere fretta di occupare, di contare, di dire qui ci possiamo installare, qui siamo sicuri, ma questa passione sempre per uscire di nuovo, per andare incontro all'altro, per non sentirci mai arrivati, per scavalcare ancora confini. È un Signore che dice non installatevi, ma andiamo avanti, andiamo oltre, c'è ancora l'amore ci deve spingere in avanti ad allargare, ad aprire. E ultimissima cosa su cui chiudo, non so se sono riuscita a darvi degli spunti, è per come noi laici, noi battezzati, evangelizzare oggi nelle nostre parrocchie, nella nostra vita di tutti i giorni, nel mondo. Vi dicevo, vorrei lasciarvi con una cosa, frutto appunto di quello che come comunità stiamo vivendo anche lì a Piombino. Cioè questo convegno, questa giornata è stata appunto, abbiamo detto, è per pensare a una riforma della Chiesa, no? E allora, diceva stamattina Don Alberto, giusto? Ha ricordato giustamente la riforma con la R maiuscola, la riforma protestante, no? A 500 anni dalla riforma, noi che stiamo pensando a una riforma bella della nostra Chiesa, perché non lasciarci anche stimolare dalla riforma per pensare, per guardare, per riflettere insieme a questi fratelli e sorelle protestanti su alcune tematiche che ci stanno a cuore, che ci urgono. E me ne viene in mente tanti, per esempio una che mi sta molto a cuore è un modo di leggere la parola di Dio. Per esempio posso testimoniarvi anche come comunità, ma che stimolo può essere l'arricchirci reciprocamente delle letture bibliche, delle esegesi, anche l'esegesi femminile, la teologia femminile, che in ambito cattolico fa ancora fatica, e già a volte ci sono esegeti bravissimi, preparati, ma che non conoscono l'esegesi della teologia femminile, l'esegesi femminista, femminile, chiamatela come volete, che dà degli squarci stupendi, uno sguardo sulla Bibbia davvero incredibile. O ancora l'esperienza che hanno le comunità protestanti nel scegliere i loro pastori, come la comunità viene coinvolta nella scelta dei suoi pastori, perché non lasciarsi anche, attenzione, non sto dicendo riproduciamo quello che fanno loro, questo sarebbe un modo stupido di entrare, ma perché non lasciarsi stimolare, non lasciarsi provocare, non lasciarsi intrigare e anche conoscere per dire poi noi come cattolici come lo viviamo, come lo traduciamo, come scegliendo, dicendo questo ci può interessare, questo no. E tante altre, il ruolo della donna nelle loro chiese, come lo vivono, come... E tante altre provocazioni, ma direi più che provocazioni, indicazioni, modi in cui loro hanno vissuto la loro riforma e il loro modo di essere chiesa. Ecco, e su questo mi fermo.